perché lei dice una pace necessaria? Per chi è necessaria? Venire qui. Le notizie di oggi sono due. Una è che Putin avrebbe fatto trapelare la necessità di un armistizio e quindi la possibilità di interrompere le azioni militari. E la seconda, che viene da Orban, è che invece l'Europa sta preparando la guerra. Quindi la pace direi che è abbastanza necessaria, perché senza la pace le condizioni di vita delle persone peggioreranno tutte, come stanno già peggiorando in ragione della guerra. Non potremo affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, a cominciare da quella climatica, e non potremo riprendere il percorso di una spesa sociale vicina all'esigenza dei cittadini. Il vicario in Terra Santa ha detto ieri, è stato qui ospite a Foggia, è una guerra dove vanno al massacro tante persone per gli interessi di poche persone. È assolutamente così, perché in realtà ormai il mondo è controllato da una parte da autocrati e dall'altra parte però da ristretti gruppi finanziari che sono molto più potenti dei politici. Oggi questi gruppi fanno il bello e il cattivo tempo. Biden e Trump sono quasi irrilevanti rispetto alla forza che hanno assunto le grandi concentrazioni finanziarie. Quindi se oggi lei vede un Netanyahu che si può di rifiutare di adottare i provvedimenti che gli suggerisce Biden, che pure è il suo principale sostenitore, è perché Netanyahu sa benissimo che sopra di Biden ci sono interessi molto più grandi di Biden. Come si fa a costruire un'Europa più equa e solidale? Ma prima di tutto bisogna uscire dalla guerra, perché se non usciamo dalla guerra è impossibile affrontare qualunque sfida, sia quella per ridare dignità soprattutto al mondo del lavoro. In Italia noi siamo ultimi per quanto riguarda i salari in Europa, siamo in una condizione molto pesante per quanto riguarda gli interessi che paghiamo sui mutui per la casa, non siamo tornati a pagare le bollette che pagavamo prima del Covid, quindi ci troviamo in una situazione molto grave da questo punto di vista e abbiamo un aggravio della spesa delle famiglie per più del 10%, un aumento della povertà. È un aumento anche delle situazioni di disagio che non sono solo quelle di quelli estremamente poveri, ma di quelli che una volta erano il ceto medio, la piccola borghesia agiata, e che precipitano in una condizione di grande difficoltà. Io dico sempre che mio padre, che è nato non molto lontano da qui, poteva mandare 5 figli contemporaneamente a scuola all'università con un solo stipendio da macchinista delle ferrovie. Oggi io la sfido a trovare un macchinista delle ferrovie che può permettersi di mandare 5 figli contemporaneamente all'università. Questo avveniva a fine anni 80, inizi anni 90 e oggi la situazione è radicalmente cambiata. Questa è una provincia che ha avuto molti comuni sciolti per mafia. Che pensa lei di questo strumento legislativo? Quando ci sono le ragioni per adottarlo è giusto applicarlo, diciamo, perché vuol dire che ci sono indizi sufficienti per pensare che la conduzione della cosa pubblica possa essere inquinata dalla mafia. Il fatto è che noi consideriamo la mafia sempre come un'escrescenza rispetto alla situazione generale dei rapporti tra economia e politica, invece la mafia non fa altro che introdursi in quello che è un sistema già corrotto di lobby, di interessi economici. Una volta i politici facevano fare l'anticamera agli imprenditori, Craxi o Forlani o quelli della Prima Repubblica in generale, potevano permettersi di far aspettare Agnelli anche per ore intere prima di riceverli. Adesso, come vediamo, gli imprenditori fanno la fila davanti alla barca i politici fanno la fila davanti alla barca degli imprenditori, sulla quale salgono senza nemmeno togliersi le scarpe, insomma, come dei poveracci che vanno, diciamo, che sono ricevuti nel mondo degli affari. Cioè il mondo degli affari è dominante, quindi la mafia si inserisce in questo genere di corruzione nella quale la politica si è molto indebolita.